Come vedete abbiamo una CAD in testa, sta cercando di recuperare il nostro Fedez, non risparmiamo i colpi di Street Fighter, grazie alle amici di GameStop, recupera il nostro Fedez, mossa, nascosta, è una storia, mi dispiace, Davide, bravissimo, potete dare i 10 euro che abbiamo promesso a Davide, per favore, grazie, abbiamo un'altra Ciao, è il papà tornato a casa, ciao. Ciao Mati, solo tu mi saluti. Ciao! 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 Vi faccio vedere come Leone ama la zia Pardis. Vai, vedi zia Pardis! Cioè, dov'è che sei andata tutta la notte tu, scusa? Tuo marito va a lavorare in giro per l'Italia, tu esci di notte. Oh! Oh! Oh, ma guarda che... Guarda che non hai capito. Cioè, mia moglie mi manda le foto dei culi delle altre donne. Era un video divertente. E vabbè, io sbaglio l'italiano e gli dico, sai, sono stanco perché mia moglie non torna a casa. E cerca di sputtanarmi pubblicamente con queste cose qua. Guarda tu. Gliel'hai morsicato anche io quel culo. Però mi spieghi tu, Chiara Ferragni, perché hai un cane che scorreggia come se fosse il cane di Alvaro Vitali? È una razza. Ah. Cioè non dici che è strettamente collegato al fatto che è il cane di Chiara Ferragni? No. Perché doveva avere il papillon di Vuitton, ma in realtà... scorreggia come una dannata e basta. Dopo mesi di lavoro posso finalmente presentarvi il nuovo show del nuovo tour e in questi giorni ve ne parlerò e vi spiegherò perché è una cosa pazzesca, pazzesca vera. In questi giorni vi spiegherò un po' come abbiamo costruito lo show. Vi presenterò la nuova squadra, ragazzi italiani che hanno lavorato per anni a tour internazionali e faremo una figata. Per me il principio fondamentale è sempre lo stesso, cercare di portare qualcosa di nuovo, soprattutto non ripetermi mai, sperimentare tantissimo e sono sicuro che con questo tour rimarrete a bocca aperta. Un nuovo post sul mio profilo che ripercorre esattamente quasi 8 anni di palchi dal 2011 fino al 2018, a partire dal centro sociale Leon Cavallo fino allo stadio San Siro. Gavetta, sudore, tanta nostalgia, che figata. Se non avete ancora preso il vostro biglietto per il tour, fatelo adesso, vi metto il link qua sotto, fate swipe up, Milano è già sold out, ci si vede in giro per l'Italia dal 15 marzo. Ma quale Teen Idol? Quale Teen Idol? Ciao a tutti, ciao, grazie mille di essere qui. Wow, guarda che cosa. Direi di iniziare. Bene, sì, oggi sto usando questo filtro perché mi fa le guance rosse proprio in corrispondenza di dove ho un brufolo. Per tutti gli amici svapatori, mi sono quasi dimenticato di dirvi che sono nuovamente online i miei aromi in collaborazione con Flavor Art. Sono fatti tutti rigorosamente in Italia e raga, provate il Coca-Cola, ditemi com'è e poi ricordatevi che c'è anche la mia sigaretta elettronica, la Fluo.
Ecco, non investirlo magari, amore, che non mi sembra proprio la cosa migliore da fare. Ma cos'è, un tram? Cos'è? È un coso per andare. Bibi. Bibi. These are my new Chiara Ferragni shoes. There with the family, mom, Vale, Franci, Angie and parties and risotto. Mati, come fai a essere comoda così? Ragazzi, volevo innanzitutto ringraziarvi per questa prima edizione di Beauty Bites che è stata veramente più che emozionante e volevo raccontare a tutti quelli che non erano presenti dove si terrà la nostra seconda Beauty Bites. La nostra prossima Beauty Bites si terrà questo sabato in un reparto di oncoematologia e questo è solo un primo step rispetto a un progetto di cui vorrei occuparmi. E il mio sogno è appunto di dare un pomeriggio di svago e di far sentire meglio queste ragazze che purtroppo soffrono tantissimo. E tutto questo è stato possibile grazie a voi che avete partecipato a Beauty Bites, alla prima edizione. Quindi grazie, grazie, grazie dal cuore. And now in English, I really wanted to thank all of you guys for taking part and believing in our first edition of Beauty Bites Masterclass. It was an incredible experience, and since most of you were not there, I wanted to share that the next Beauty Bites Masterclass is going to take place in an oncology department in a hospital this Saturday. Of course, I cannot change those people's lives, but I'm really trying my best to make them feel
good, make them feel confident and try to give them some energy. So that's my support, and this was possible because of you. So thank you, thank you, thank you guys so much.